Signori, ci siamo, finalmente abbiamo tra le mani il nuovo Forza Motorsport. Era tantissimo che aspettavo questo gioco, non vedevo l'ora che uscisse, ero curiosissimo di provarlo perché il fatto che si chiami Forza Motorsport e non Forza Motorsport 8 sta a indicare che questo è un po' una rivoluzione per il brand Forza Motorsport. E io da questa rivoluzione mi aspetto tanto. Tra l'altro, per uno strano paradosso temporale, mentre voi guardate questo video, vuol dire che naturalmente è scaduto l'embargo ed è già uscita la recensione, la mia recensione, su everyeye.it. Quindi vi consiglio di andare a leggerla, anzi vi lascio il link alla recensione sia nei commenti o in descrizione, insomma date un'occhiata qua sotto perché vi lascio il link da qualche parte, in modo che possiate andare a leggerla. Sarà una recensione super approfondita, e solo che io mentre sto registrando non so ancora come sarà andata, non so ancora come sarà andato il gioco, perché sto registrando circa una settimana prima rispetto a quando uscirà questo video. Sto iniziando a giocare per la recensione, quindi sto iniziando a giocare per la prima volta a Forza Motorsport. Quindi per via di questo paradosso temporale voi potrete già andare a leggere la recensione e sapere tutto del gioco, ma io sono totalmente all'oscuro. Lo sto scoprendo adesso, lo scopriamo insieme, vediamo un po' come funziona, cerchiamo di capirne un po' la struttura e le novità rispetto al vecchio corso del brand, perché qui non si tratta più appunto di delle novità rispetto al capitolo precedente, ma inizia un vero e proprio nuovo corso per il brand. Quindi faremo sicuramente 2-3 video in questi giorni riguardo a questo gioco, dopodiché vedremo, valuteremo se ci saranno anche le condizioni magari per farne una serie. Come sempre questo dipende da due fattori, in primis naturalmente il gioco, che deve prestarsi per struttura a dei contenuti seriali, e poi il secondo requisito fondamentale naturalmente è il vostro gradimento. Quindi in base a come andranno questi primi video, in base al gradimento che esprimerete nei commenti con i like eccetera, valuteremo poi se dare spazio stabilmente sul canale al nuovo Forza Motorsport. Quindi se siete interessati, se volete saperne di più del gioco, insomma se volete vederlo qui sul canale, lasciatelo già adesso un pollice in su, che poi magari vi dimenticate, così vi mettete comodi e vi gustate il video fino alla fine. Naturalmente se siete nuovi, godetevi il video anche voi fino alla fine senza impegno, poi se vi piace ricordatevi il pollicione in su e magari valutate l'idea di iscrivervi al canale in modo da non perdere tutti i prossimi contenuti in arrivo. Ma adesso basta chiacchierare perché non vedo l'ora di scendere in pista. Allora, ci fanno vedere questa Cadillac. Questo sarebbe... Ah ok, qui dobbiamo scegliere il personaggio. Allora, essendo il codice che ho ricevuto quello della Premium Edition o qualcosa del genere, abbiamo anche contenuti VIP, tra cui queste tute che mi piacciono molto. Io andrei su... Oddio, quella dorata è bella, però vorrei fare un giro. Non posso far fare un giro al pilota per vederla, no. Allora, prendiamo quella nera. For our first series, we have a few cars for you to choose from. Okay. Each has a great starting point for you to build. So pick the one that speaks to you. Allora, devo scegliere l'auto, vabbè. Allora, abbiamo una Subaru STI S209, poi abbiamo l'immancabile Ford Mustang GT e abbiamo un Honda Civic Type R. Allora, non lo so, ma posso vederle un po' meglio? Cioè, se io la seleziono... Forse andrei di Mustang, ignorantemente. Vediamo. The Ford Mustang is the original pony car and an American icon. This GT model is both beauty and beast, channeling raw V8 power through its rear tires for impressive lap times. È puro car porn comunque. Quindi non me la fa neanche vedere con calma. Devo confermare. Io confermo. Vado con la Mustang. Andiamo. Allora, qui dobbiamo scegliere la difficoltà. Intanto la velocità dei drivatar. Io non lo so. Chiaramente più si alza la difficoltà e più è il bonus di crediti che si ricevono. Io però non so quale sia il livello. Lasciamo così, facciamo 6. Bonus regole. Un buon livello di sfida con minore attenzione alla strategia. Scusate. Il massimo livello di sfida e strategia con penalità per taglio pista, collisioni provocate, intorto. Chiaramente arrivo sul podio per ricevere bonus. Mentre regole sport... Penalità per il taglio pista e collisioni provocate. E che cambia? Il livello di sfida e strategia di gara più elevato. Il massimo livello di strategia. Allora, io farei questo. Regole esperto, magari piuttosto abbassiamo un po' la difficoltà. Mettiamola a 5 per cominciare, perché non so come si regola il gioco con la difficoltà. Quindi facciamo regole esperto e facciamo 5 il bonus difficoltà drivatar. Se lo abbasserei ancora un po' perché lo vedo alto il bonus in crediti. Non vorrei che è parecchio impegnativo. Partiamo da 4. Regole esperto, abbiamo un bonus difficoltà totale del 44% in più, quindi mi sembra buono per cominciare. Poi
possiamo sempre alzarlo o abbassarlo. Grand Oak Raceway, circuito Cub. Che si fa qui? Practice is your time to learn the track layout and how your car handles. I've set a target lap time for you. If you struggle to achieve the lap time, consider changing the difficulty settings before the race. Now let's get after it. Ok, quindi il gioco ci ha impostato un lap time da raggiungere, credo, e già con quello possiamo valutare la difficoltà. Inizia le prove, auto, vediamo un po' qui, carburante, pneumatici. Vabbè, qui possiamo settare quindi la strategia, scegliere quanto carburante imbarcare, le gomme, vabbè, qui sono bloccate su standard. Metti appunto l'auto, questo dovrebbe essere il setup, perché questo Forza Motorsport vuole essere molto più simulativo rispetto al passato, vediamo. No, pneumatici, vabbè, chiaramente la pressione degli pneumatici, le marce, quindi possiamo scegliere la lunghezza dei rapporti, allineamento sarebbe alla campanatura convergenza, l'incidenza, ok, le barre antirollio, le molle che sarebbero gli ammortizzatori, la geometria delle sospensioni, l'aerodinamica naturalmente, anteriore e posteriore, beh, qui è tutto bloccato perché immagino che vadano installati dei miglioramenti, degli upgrade per poter intervenire su questi aspetti. Abbiamo il bilanciamento freni, la pressione, il differenziale, qui è tutto bloccato però, quasi tutto bloccato. Scala force feedback 100%, lasciamo il force feedback. Vediamo, adesso lo regoliamo. Allora, qui vediamo un attimo gli aiuti. Traiettoria ideale, ok, per il momento lasciamo la traiettoria, sono in frenata anche perché il circuito non lo conosco. ABS disattivato, accelerazione non assistita, simulazione, ok. Controllo azione no, controllo stabilità no, cambio manuale. Vabbè, direi che possiamo iniziare le prove, dai. Vediamo un po'. Tanto sicuramente ci saranno 10.000 parametri da sistemare. Oddio, che era quella laggata. Quindi ogni sessione di prova è un tempo sul gioco prefissato, basato sulla difficoltà drivata scelta. Se raggiungi questo obiettivo riceverai punti auto. Ah, punti esperienza auto sarebbero, ok. Aggiuntivi. E saprai di essere all'altezza dei tuoi avversari. Vabbè, vediamo, dai. Ok, se si sta facendo notte o sbaglio? Allora, ho terminato le prove, ve le ho skippate perché non era niente di che, il mio tempo era fin troppo basso rispetto a quell'obiettivo, quindi devo alzare un po' la difficoltà. Magari per la gara la alziamo un po', ho fatto tipo 3 secondi più basso, quindi direi che possiamo passare da 4 a 6, così penso possa andare bene. Io vedo i colori un po' sbiaditi, non so se è perché è il tramonto, ma io continuo a vederlo un po' scuro, ma perché c'ha sto filtro, ma che cos'è? Sarei quasi tentato di uscire. Allora, prima di avviare un attimo il gioco. Ah, mi fa rifare le prove adesso? Vabbè, rifacciamo le prove al volo. Ok, adesso si vede molto meglio, non so cosa possa essere successo. Probabilmente era un bug, sì. Probabilmente era un bug, dicevo, essendo questa una build pre-lancio, comunque può esserci qualche bug, anche gli sviluppatori ci hanno avvisato che la patch del day one chiaramente ancora deve uscire e quella dovrebbe fixare un po' tutto. Mamma mia come parte. Allora, il tempo obiettivo è 1.545. Vediamo. Comunque il frame rate è veramente tanto ballerino, eh. Ora, è vero che sto registrando, quindi questo appesantisce il computer, però è il primo gioco che mette in difficoltà il mio computer mentre registra. E ci siamo precisi, forse la difficoltà è giusta così. Perché ho fatto praticamente il tempo che serviva. No, ho fatto 1.56, devo fare 1.54, devo abbassare leggermente. No, ci sono dei cali veramente importanti di frame rate. Forse devo abbassare un po' la qualità quando registro. Sì, comunque mi sembra che si veda meglio, che non c'è più quella patina opaca che c'era prima. E mi sembra che il DLSS già stia dando i suoi frutti, perché prima questa scena non era così fluida. Andiamo a mettere carburante per 4 giri. Non ho capito se le prove libere quindi fungono da qualifica effettivamente. Sì, si vede molto meglio ora, decisamente. Era un bug. Vediamo se col DLSS attivo cambia anche il frame rate. Sì, oddio. Un po' meglio, però. Sì, no, va meglio. Però ancora è un po' incerto. Oh, piano lì dietro. No, scusa, questa è colpa mia. Questa è colpa mia, chiedo venia. Vediamo quanto è severo il sistema di penalità. Nessuna penalità, vabbè, era una sportellata, in partenza ci può stare. Zacchi al primo giro, bisogna essere un po' più clementi con le penalità e essere un po' più tolleranti con i contatti. Occhio che mettiamo le ruote sullo sporco qui.
FPS li potete vedere, ho messo il counter in alto, lo vedete? Passa da 60 a 30 così. Vediamo se si stabilizza un po' adesso. Attenzione, macchina di traverso. Mamma mia, un catamarano comunque. È un catamarano la Mustang, occhio. Niente, i primi tre mi sembrano imprendibili. Vediamo anche la visuale esterna. No, non volevo riavvolgere, scusa. Bella pure questa. Vediamo quella esterna però. Ah, comunque il frame rate non ci siamo proprio. Via, di traverso, di traverso. La cosa che mi dà fastidio è che è instabile. Preferirei se fossero 30 fps fissi, vi giuro. Poi si può anche mettere, però il mio è un paradosso. Cioè vorrei evitare di giocare a 30 fps un gioco del genere. Comunque raga, il livello di guida è super complesso, nel senso che... Adesso sto per dire una cosa che farà arrabbiare i puristi, ma a me sembra super simulativo. No, super simulativo esagerato, sembra molto simulativo. Molto più simulativo comunque del... dell'ultimo Forza Motorsport, ad esempio. Diciamo che la cosa meno simulativa forse è il controllo della derapata, che è un po' tendente ad arcade, ma ci sta. Però il comportamento dell'auto con tutti gli aiuti disattivati è molto realistico, si sente proprio il feeling, l'aderenza della gomma sull'asfalto che se ne va quando inizia a driftare. Poi la derapata mi convince un po' poco, cioè il controllo della derapata mi convince un po' poco, cioè mi convince, mi piace molto, però è non è propriamente simulativo. Però finché l'auto non inizia a derapare il comportamento è abbastanza simulativo, devo dire. Intanto mi sverniciano tutti, è chiaramente la difficoltà troppo alta questa per il momento. Specialmente se l'obiettivo è vincere. O forse ho scelto l'auto peggiore. Ragazzi, no, i cali a 18 fps però non vanno veramente bene. Comincio a pensare che non sia un problema di qualità, che forse è proprio una cosa che devono patchare, perché lo vediamo subito. Facciamo bassa, mettiamo qualità bassa. Mettiamo il DLSS su prestazioni ultra, quindi prestazioni ultra vuol dire che sacrifica il dettaglio in nome del frame rate. Ombre bassa, metto tutto basso qui. Filtro isotropico no. Ah, mo se lagga anche adesso vuol dire che devono patcharlo, che ho ottimizzato male. Non è possibile altrimenti, vediamo. Ah vabbè, niente, non ho fatto in tempo, terminato settimo. Avevo messo pausa un attimo prima del traguardo. Andiamo un po' di esperienza, un po' di creditozzi. E abbiamo sbloccato le barre antirollio per la nostra Mustang. E chiaramente anche l'auto ha un livello, avete visto, e più sale di livello l'auto e più si sbloccano pezzi. Ah, quindi partiamo per il prossimo evento al Mugello. Al Mugello. Quindi tra una gara e l'altra possiamo migliorare l'auto con i pezzi che abbiamo sbloccato. Ok, quindi salendo di livello con l'auto ci danno questi CP che possiamo utilizzare per acquistare miglioramenti. Potenziamento rapido e installerai i componenti per te. Ecco, questa è una cosa che non mi piace molto, perché è una scorciatoia che poi finisco per utilizzare, ma sarebbe bello non utilizzarla. Ah, perché è un tutorial, devo farlo per forza. Quindi installata sta roba, che non so neanche cosa mai installato. L'auto diventa un 582. Io però vorrei lavorare sul controllo più che sulla velocità. Però non posso tornare indietro, posso solo confermare, quindi vabbè. Era più che altro un passaggio dimostrativo questo, perché non potevo scegliere cosa potenziare. Ci ho fatto solo vedere come funziona, adesso si va al Mugello. Andiamo al Mugello, più che altro voglio vedere se aver abbassato la grafica al minimo aiuta al frame rate. Se non altro, adesso è una pista che conosciamo, attenzione però, perché è il layout corto del Mugello, non l'avevo visto. Andiamo a iniziare queste prove al Mugello. Che partenza coatta. Ok. Adesso il frame rate sembra stabile. Vediamo se rimane stabile anche dopo in gara con tutte le auto. Tanto vi dirò, non mi sembra neanche che la grafica sia troppo sacrificata. Ma non mi piace molto che ogni volta che tocchi i freni blocchi subito, anche se sei a ruote dritte, quindi... In teoria è vero che ho disattivato l'ABS, ma frenando a ruote dritte dovrei bloccare immediatamente.
vero che poi queste sono auto che in realtà l'ABS ce l'hanno pure, quindi magari si potrebbe anche parzialmente attivare, però vediamo. Vabbè, buono direi. Stiamo girando in 1. 8 e 1. Andiamo in gara. Vediamo se effettivamente le prove in realtà sono le qualifiche. E arriviamo in box. No. In realtà no, non partiamo secondi, quindi le prove sono prove effettivamente. Non capisco noi dove partiamo. Bello, mi piace che c'è una grande varietà di auto anche in pista. Allora, carburante e pneumatici, quanti giri sono? 4 giri? Ne mettiamo la benzina per fare 4 giri. Ah, io parto settimo, non si sa bene perché. Siamo pronti? Possiamo cantare un po' sto motore Ford, dai. Largo. Qui dobbiamo assolutamente fare un podio. Però vanno forte. Vanno tanto forte. Abbiamo quasi preso, dai. Vediamo se c'è l'effetto scia e quanto conta. Occhio, occhio qui in fondo. Piano, potevo infilarmi, ma non mi fido ancora a forzare a staccata. Proviamo in trazione, niente. Qui però mi infilo, qui però mi infilo. Mi infilo. Oh, scusa. Sportellata, ci penalizza, sì. Porca miseria, 3 decimi di penalità. Sono abbastanza severi così, Spero che abbiamo impostato le regole con severità al massimo, ma sono abbastanza severi, perché è vero che io dare una sportellata, ma insomma ci poteva anche stare. Un po' al limite, sì, però. Tanto sì, manca un giro. Non penso che riusciremo a prendere quello davanti, però pian pianino stavamo alzando il ritmo. Proviamo a cambiare visuale. Proviamo a fare un giro su questa visuale qui. Mancato il punto di corda. No. Come ha perso aderenza, come ha messo la ruota fuori. Ecco, in questo, come vi dicevo, è molto realistico. Cioè, è molto facile perdere il controllo della vettura. E nel caso della Mustang, che comunque è una vettura pesante, il peso si sente tutto. Quindi la fisica del gioco mi piace molto. Come vi dicevo, la gestione della derapata è un po' semplicistica. Ma per ora solo quello, perché per il resto è bello simulativo. Mamma mia. Vabbè, arriviamo terzi. Con un giro in più saremmo arrivati probabilmente secondi. Oh, eccoci qua sul podio. Sì, oddio, qui si vede un po' che il dettaglio l'abbiamo abbassato parecchio, il dettaglio grafico.
Resta da capire questa cosa, perché magari anche dato dal fatto che sto registrando con OBS mentre gioco, e quindi magari questo sicuramente appesantisce il computer. Adesso voglio provare poi, quando stacco la registrazione, a capire se senza OBS aperto posso alzare di nuovo. Ah, resta solo un evento? E allora lo facciamo, dai, a Kyalami. Allora, prima di andare a Kyalami però facciamo... Oh, qui possiamo potenziare, abbiamo 500 CP. Io vorrei intervenire intanto... Sì, interverrei su questi, sinceramente. Oddio, quelli anteriori non neanche troppo. Qui abbiamo poi tutta la personalizzazione. Allora, questa poi magari la vediamo nel prossimo video con calma. Io adesso voglio solo vedere un attimo le prestazioni, come migliorarle per avere un po' più di stabilità. Allora, sì, forse è il caso di mettere dei freni da gara. Questo sì. Boh, andiamo a mettere le barre antirollio posteriori, che in teoria qualcosina dovrebbero migliorare. Non che sia cambiato tantissimo, però. È aumentato di un 0,1 il controllo e di 0,3 la frenata. Vediamo. Oh, che è migliorata in frenata, si sente. Prendo un giro in meno di 2,11,6. Comunque pensavo che quei miglioramenti di 0,1 al controllo fossero veramente miseri. Invece si sente, è migliorata tanto la macchina. Allora, terminate le prove discretamente bene. Vabbè, chiaramente abbiamo abbassato un po' la difficoltà, ma a parte questo l'auto è molto più stabile rispetto a prima. Quindi questi miglioramenti che abbiamo apportato si sentono più di quanto pensassi. Attenzione, perché si corre in notturna. Una delle cose belle di questo gioco è che ha il ciclo giorno-notte e il meteo variabile, che chiaramente sarà difficile vedere su gare di 4 giri, però più avanti con le gare più lunghe sicuramente si vedranno. Andiamo alla gara. Ah, cioè quindi possiamo scegliere noi la posizione di partenza, non ci sono le qualifiche, ma scegliamo noi la posizione di partenza, e più partiamo indietro e più è alto il bonus se arriviamo a podio. Un sistema innovativo, devo dire, carino. Forse ho scelto di partire un po' troppo indietro, però non volevo. Vabbè. Sì, partiremo decisamente indietro. Se non ho visto male, tipo 15esimi. Vabbè, lo vediamo dopo. Adesso andiamo a mettere il carburante che serve per fare tre giri. E direi che partiamo. Sì, comunque devo dire che col dettaglio grafico basso non c'è la non ci sono i riflessi sulle carrozzerie. Veramente bruttino da vedere. No, è partito male. Speriamo che questa... che con la patch magari lo rendano un po' più... Oh, c'è qualcuno qua. Che lo rendano un po' più ottimizzato e si possa alzare un po' la qualità. Comunque... sì, siamo in P10 adesso. Siamo partiti tipo 15esimi. Occhio qui. Occhio qui. Occhio qui. È un po' lungo. Scintille davanti. Qualcuno mi ha toccato dietro. Oh! Ma sono stato toccato malamente. Malamente da qualcuno qua dietro. Piano. Botte da orbi, nessuna penalità. Vorrei pure vedere. Occhio che mi infilo. No, non mi infilo. Dai. Sono cattivi comunque, Molto cattivi. Siamo... oh, attenzione, questo va piano. Siamo scesi in 14esima. Ecco, un'altra cosa che avevo letto effettivamente nelle note degli sviluppatori è che l'avevano segnalato che l'IA in alcune curve è un po' troppo aggressiva, ed è una cosa che di cui sono già al corrente e che patcheranno. Quindi magari poi nella versione finale l'IA sarà anche un po' meno cattiva. Poi il problema non è la cattiveria, anzi è anche divertente, il problema è la correttezza. Perché credo che all'inizio mi sia entrato in maniera non proprio corretta. Poi non lo so, dovrei vedere il replay, perché dall'esterno magari è diverso. Non ci siamo ripresi l'undicesima. Proviamo l'incrocio, proviamo l'incrocio. Occhio qui che è stretta la curva. Occhio qui, non ci siamo in due. Stai largo, bravo, bravo. L'ho mandato fuori, vabbè. Ecco, una cosa che mi sta piacendo moltissimo è che sembra di giocare online.
Porca miseria, cioè l'IA la vedo molto 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 buona. Non c'è l'effetto trenino. Le auto si comportano in maniera diversa l'una dall'altra. Bello, mi piace. Beh, questo d'altronde è un sistema di IA, quello dei Dravatar, che hanno implementato da diverso tempo e si evolve sempre di più. E direi senza paura di essere smentito che l'IA dei giochi a marchio Forza, che si tratti di Motorsport o di Horizon, è decisamente la migliore sul panorama dei giochi di guida. Comunque stiamo rimontando piano piano, dai, siamo in P8, saliamo qui in P7. Comunque prendere i primi 4 sarà dura. Occhio che mi filo. Bene, così sono andato un po' largo, un po' tanto largo. Mannaggia a me. Ovviamente qui non c'è il flashback perché è disattivato a questa difficoltà. E niente, torniamo in P7. Occhio, pesa malissimo. Ho perso anche un po' l'aderenza da quando ho sporcato le ruote. Piano però, non mi tamponate. Niente, inizia l'ultimo giro. Andiamo intanto a riprenderci la sesta posizione. Mamma mia, blocca subito. Si bloccano subito queste ruote. Questa è una cosa che è un'altra di quelle cose che forse non è proprio realistica, perché non è normale, ripeto, che a ruote dritte appena tocchi il freno blocca. Alla fine credo che per compensare questa roba un po' da ABS lo inserirò. Si sente anche tanto il consumo della gomma, rispetto al primo giro c'è molta meno aderenza. E niente, arriveremo con tutta probabilità a sesti. Che non riusciamo nel colpaccio all'ultima curva. No, perché siamo lentissimi in ripresa. Vabbè, chiudiamo sesti. Termina in quarta posizione nella serie trofei costruttori. Siamo arrivati quindi quarti. 5.000 crediti, vabbè. Premio fedeltà, ci danno subito una Porsche. Grazie per essere fan di Motorsport, ecco alcune ricompense per aiutarti ad iniziare. Quindi queste immagino siano per chi ha già giocato gli altri Forza. Chiaramente il sistema legge i salvataggi, vediamo un po'. Eh sì, vabbè, la tuta da gara bianca, ce ne frega il giusto. Qui ci hanno dato una Porsche che non è niente male, poi la tuta. Oh, e qui abbiamo tutti i vari campionati. Tour moderno, tour amatori, tour di potenza, guarda quanta bella roba che c'è. Mentre quella che abbiamo appena fatto era la Intro Series, quindi la serie introduttiva al gioco. Vabbè, qui abbiamo un po' di cose da scoprire per bene. Direi che per questo video ci fermiamo qui, per questo primissimo sguardo sul nuovo Forza Motorsport. Tante belle conferme, ma anche tanti punti interrogativi, a partire dal comparto tecnico. Ma anche adesso voglio capire un po' com'è la struttura di gioco della carriera, perché sono veramente decenni ormai che non vediamo un gioco del genere con una carriera ben strutturata, e io spero tanto che questo Forza Motorsport possa essere il gioco che cambia un po' questa tendenza, che ci possa regalare una carriera decente, divertente e avvincente. Forse l'ultima carriera bella l'abbiamo vista su Project Cars 2, che sono passati un po' d'anni, al 2017. Sono curioso anche di capire questo aspetto, di approfondire questo aspetto. Tutti aspetti che comunque in realtà voi volendo in questo momento potreste già andare a spoilerarvi nella recensione, perché ripeto, c'è già la recensione completa scritta da me su everyeye.it, però se volete scoprire il gioco piano piano insieme a me, direi che l'appuntamento è a, non so se già domani, massimo dopodomani, per un secondo video su Forza Motorsport. Qui magari andremo a fare un focus, come vi ho promesso prima, sulla personalizzazione dell'auto e magari anche sulla stessa modalità carriera, magari cerchiamo di capirci un po' di più. Quindi grazie per aver seguito il video, mi raccomando un bel pollicione in su se avete apprezzato questo video, se ne avete altri mi raccomando su Forza Motorsport fatemelo sapere anche nei commenti, e noi ci vediamo molto presto proprio con un secondo video su Forza. Un saluto, ciao.